Bill Gates è il fondatore della società di software Microsoft. Secondo le rivelazioni della rivista Forbes, è uno degli uomini più ricchi del mondo. William Henry Gates III, più conosciuto come Bill Gates, nasce a Seattle, negli Stati Uniti, il 28 ottobre 1955. A 13 anni ha già sviluppato un talento per l'informatica. Con l'amico Paul Allen riesce a violare il sistema di sicurezza dei computer in dotazione alla scuola che frequentano. A 17 anni fonda insieme ad Allen la sua prima società, la Truffo Data, che si occupa di monitoraggio del traffico stradale. L'anno dopo Gates si iscrive alla facoltà di legge a Harvard. Non sostiene alcun esame, ma passa le sue notti sui computer dell'università. Nel 1975 la compagnia informatica Metz annuncia la nascita di Alter 8800, il primo personal computer. Bill Gates e Paul Allen si offrono di adattare ad Alter il linguaggio informatico più diffuso, il BASIC. Ci riescono ancora prima che Alter venga messo in commercio. Qualche mese dopo, Gates lascia l'università e, sempre in coppia con Allen, fonda la Microsoft. Nel 1980, la IBM, la più grande azienda informatica del mondo, contatta alcune società di software chiedendo di realizzare un nuovo sistema operativo. Anche questa volta, Gates reagisce in tempi molto brevi. Acquista i diritti di un programma già esistente, ne riscrive alcune parti e lo rivende alla IBM. Così nasce MS-DOS. Sulla base di MS-DOS, Gates costruisce Windows. Un sistema operativo rivoluzionario che permette di utilizzare i personal computer anche a chi non sa nulla di programmazione. Nel 1985 la prima versione di Windows entra in commercio. Il successo è tale che nel giro di un anno Gates si ritrova milionario. In breve, la Microsoft diventa la principale casa produttrice di software del pianeta. Nel 1995 Windows è installato sull'80% dei computer mondiali. La marcia trionfale di Bill Gates conosce una battuta d'arresto nel 1998, quando il governo degli Stati Uniti cita in giudizio la Microsoft. L'accusa è di aver ostacolato la concorrenza con mezzi sleali. Il processo dura 3 anni e si chiude con alcune restrizioni governative agli affari della Microsoft. Inoltre, tra il 2004 e il 2007, l'Unione Europea condanna la Microsoft a pagare multe per svariati milioni di euro. Anche in questo caso, il reato commesso dalla Microsoft è di concorrenza sleale. Malgrado le sue traversie, oggi Bill Gates è proprietario di un'azienda che vale oltre 250 miliardi di dollari. Il suo patrimonio personale si aggira intorno ai 60 miliardi di dollari. Una parte di questo denaro viene usato per opere benefiche. La fondazione Bill e Melinda Gates, a cui collabora anche sua moglie, si occupa di ricerca medica e di aiuti al terzo mondo. Il ragazzo che violava i computer della scuola ha fatto fortuna portando l'informatica in casa di tutti.